Eccoci con Giulio Ornati, dire vincitore della 108 km dei villaggi di pietra è un po' riduttivo, direi dominatore assoluto. Complimenti e raccontaci. Grazie. Un po' la tua gara. È stata una gara abbastanza solitaria, dovrei dire, nel senso che subito dopo il terzo quarto chilometro sono andato via da solo. Fabio, speravo di fare la gara con Fabio Di Giacomo sinceramente, però avevamo un passo un po' diverso oggi, per cui ho fatto tutta la nottata da solo. Mi sono visto uno splendido tramonto, una splendida alba e un sacco di cerviati sul percorso. È stato bello, percorso impegnativo, un sacco di fango, però mi sono divertito. Ecco, volevo chiederti questo, era una prima edizione di questa Villaggi, tu hai testato le porte di pietra, l'hai vinta due volte, differenze di fatica, di durezza del percorso, quali sono? Le parti del Villaggio di pietra, le nuove parti diciamo che hanno aggiunto rispetto alle porte di pietra, sono molto impegnative. Sono single track, poi adesso anche si era umido, fangoso, bagnato, e c'è anche erba abbastanza, un po' wild, ecco, vogliamo dire, erba un po' alta, ed è molto impegnativo. Infatti direi il crono finale, speravo di rimanere un pochino più basso, invece essendo così impegnativo e poi col fattore comunque della notte... Ok, crono un po' più basso, però bisogna anche dirlo, 13 ore, 15 minuti il tuo crono finale, che significa però anche un'ora e 30 minuti sul secondo. Sì. Fulvio Massa, che peraltro è anche il tuo allenatore, oltre che un po' Deus ex machina di questo evento, ha detto hai fatto un'altra corsa, se chiamiamo gli altri ci racconteranno una corsa totalmente diversa. Ma sì, diciamo c'era un po' una diversità di livelli proprio in campo. Davvero era l'unico, forse era Fabio Di Giacomo, con cui speravo di diciamo condividere parte della corsa, anche perché tutta la notte solitaria, sì, forse l'ho fatto qualche volta in allenamento, ma in gara non mi era mai capitato. Però sì, è andata bene, sono felice, sono contento, soprattutto delle mie sensazioni. Ecco, le tue sensazioni, che a me interessano molto, a dire dell'aspetto sportivo in senso stretto. Correre 13 ore, chiaro che tu sei abituato insomma a percorsi di questo genere, magari sei, come dicevi tu, meno abituato a correre in solitaria. Ci sono dei momenti di difficoltà, anche se stai bene e hai un vantaggio, probabilmente ti dicevano, no, che avevi un buco alle spalle. Momenti di difficoltà ci sono stati? Ma ti dico, no. Questa gara sono stato bene da solo e sì, beh, ogni tanto magari senti un po' la... Cioè preferiresti correre e avere a fianco qualcuno. Okay. Però ti dico la sincera verità che non ne ho sentito troppo la mancanza, il bisogno, e poi comunque ad ogni ristoro, se non ogni uno sì o no, c'era Andrea Gallera che mi segue sempre, per cui già solamente il fatto mi mettevo in mente che tra 5-10 km vado, vedo lui, mi dà un po' di supporto, è un po' diverso che fare proprio la notte fuori da solo. Bene, chiuso l'argomento porte di pietra, villaggi. Cosa ci aspetta il futuro di Giulio Ornati? Il mio grande obiettivo di quest'anno, obiettivo nel senso che da arrivarci e tutto, è il Tour de Gianni. Ok. Chiaramente il primo ho visto, anno. Ti stoppo, ho visto questo video promo da questa Met, si chiama? Sì. Ok, quindi immagino che sia un qualcosa che per te abbia un valore, no? Sì, nel tuo territorio. Sarò per la prima volta, diciamo, tra virgolette, aiutante tecnico, un partner dell'organizzazione, e li aiuterò a mettere insieme questa gara, che è molto bella. Si sviluppa sulle pendici del Monte Rosa, favoloso, e sono due distanze, 65-25, venite. Ok, un po' di promo che non fa male. Veramente sarà comunque una bella gara, è una gara di montagna, ecco, per capirci. Bene, grazie, complimenti, alla prossima. Grazie a te.